Ma sicuramente il mister ha portato quella tranquillità che forse in quel momento era necessaria. Non che Luciano non la trasmettesse, ma l'ambiente purtroppo era un po' compromesso. E come si sa, in quel momento lì forse anche lui stesso ha. Per il bene del Pescara ha cercato di fare un passo indietro. In generale penso che un pensiero un po' più positivo io lo spenderei perché altrimenti rischiamo di negativizzare un po' tutto l'ambiente che in questo momento mi sembra anche oltremodo negativo. Penso che dobbiamo dare comunque il tempo a un esordiente di potersi esprimere, alla squadra di assorbire gli insegnamenti e comunque sia, come ha detto Paolo, credo che appunto un po' più di equilibrio sia necessario. La bacchetta magica penso che non ce l'abbia nessuno. Lui ha dimostrato di entrare subito in empatia, di poter toccare le corde giuste. È chiaro che dobbiamo dargli anche il tempo. Viene sempre additato il fatto che il singolo, l'indebolimento, ci manca Macin. Allora, uno deve anche rispondere come rispondi al singolo? Noi siamo una squadra, noi ragioniamo di gruppo, cioè non è una questione che se manca uno, manca quell'altro. A me non mi interessa niente, perché io ho Clinco, c'ho Gianluca, c'ho Enrico di fianco a me e io sono sicuro che queste persone qui mi fanno vincere le partite. Non è una questione di singolo, qui si parla di squadra. Cioè, è difficile il concetto di squadra. Secondo me è molto semplice. Bisogna aver fiducia di chi ho a fianco. Che poi si chiami Macin, che si chiami Alessandro Bruno, chiunque. No, è il gruppo che vince. Beh, no, ma comunque Andrea, È io la squadra. ho provato a E interpretare, a dare una chiave di lettura. tu cerchi di ovviare a delle mancanze che sicuramente come qualità hai perso. Con un concetto di squadra, quindi di gruppo. È lì la risposta, perché era un continuo mettere in ballo il singolo e Macin e Ciofani. No, qui siamo una squadra.